Allora Giorgio, siamo oggi qui nel tuo caveau che rappresenta un po' la sintesi, il sogno, diciamo, della tua storia, no? Che cosa troviamo qui? Bah, troviamo intanto tutte le annate, la mia storia dal 94, la prima bottiglia che abbiamo fatto di Raboso, poi c'è il Gelsaia, tutte le annate a seguire fino alla più recente, quindi è la memoria storica del Raboso qua dentro. L'abbiamo conservata, abbiamo messo via sempre le bottiglie, anche in anni in cui magari eravamo appena partiti, che conservare bottiglie non era proprio una delle cose a cui uno pensava, però ho sempre voluto tenerle per studiarle, per capire l'evoluzione che poteva avere questo vino nel tempo, perché l'esperienza non era moltissima e in giro non è che potessi assaggiare in altre cantine dei Rabosi, nessuno più faceva Raboso, lo faceva solo un vino giovane per essere venduto subito, e quindi ho dovuto per forza tenermi qualche bottiglia che oggi diventano veramente un patrimonio anche da trasmettere poi ai figli che assaggiano questi vini e che poi riescono a capire, a percepire quello che si è fatto in tutti questi anni di percorso, dalla vigna soprattutto, ma poi anche in cantina. Quindi è una parete a cui sono molto molto legato. E poi qua c'è una cosa particolare, queste bottiglie qua di questi ragazzi Down che ogni anno raccolgono le uve qua in cantina, le vinificano, poi nella primavera successiva le imbottigliano. E ognuno di loro poi disegna un'etichetta con il suo estro e dice: questo è il vino che ho fatto io e questa è la mia etichetta. E veramente lo portano orgogliosamente ogni anno a Vinitaly, presso la regione del Veneto, e presentano queste bottiglie. Questi ragazzi ci insegnano tantissime cose, soprattutto a noi degustatori. Quando uno di loro, che si reputa essere un grande sommelier, gli ho chiesto: ma spiegami bene i descrittori del Raboso. Lui ha fatto roteare il vino nel bicchiere e ha detto: sa di Raboso. Quindi noi che troviamo 1000 descrittori, loro vanno proprio all'essenza, al cuore, come per dire: ma di cosa deve sapere il Raboso? Di banana, di ribes, di frutta gialla, di marasca? Saprà di Raboso. Quindi qual è il miglior modo proprio per descrivere il Raboso? Bene, e adesso andiamo in vigneto a vedere le vecchie viti. Questo ad esempio è uno di quei boschi che... Sì, che noi teniamo e per il discorso dell'anidride Faccio carbonica. una piccola ripresa Sì. perché E quest'anno dobbiamo fare anche un mini video. anche qua c'è tutte queste prove appunto di sostenibilità, e questo rientra appunto questo pilo di Isernia praticamente, dove questo pilo di Isernia tutto naturale, come dicevo, sarmenti delle viti, tralci di potatura, si fanno i pellets, e questa caldaia montata sul trattore che poi fa il fuoco è alimentata da questo pellets di sarmenti di potatura. Economia circolare, questo si chiama sostenibilità, economia virtuosa. Ok. Quello che secondo me sarà il futuro, soprattutto in un vigneto come questo di oltre 60 anni, merita grandissimo rispetto anche dal punto di vista ambientale, tutto. Quindi questo è il vigneto storico del Raboso Raboso, Gelsaia. esattamente, dove produciamo sia la base di Raboso, ma anche nelle grandi annate il Raboso, quello Gelsaia, con la parte di apparsimento. Qua 10 anni che stiamo portando avanti la potatura con Simone Fessirk, abbiamo recuperato queste piante, e qua si vedono, abbiamo dato i punti di dove nascono appunto i tralci, Ok, che c'è una grande distribuzione poi dell'uva. quindi la potatura, questa potatura permette di preservarli ancora, Di di più renderli. nella vita, nella loro vita, perché sono tagli molto semplici, non tagli profondi, ma poi soprattutto per quanto riguarda la qualità, la distribuzione dell'uva, non a frastellamenti, ma distribuita molto bene nella pianta. Questo è quello che cerchiamo di fare, lasciando, come si vede anche qua, delle parti ariezzate, no? Vedi, questo, questo e questo sono questi 3 punti dove praticamente c'è l'uva ben distribuita e non c'è affastellamento. Logicamente la produzione è molto bassa, ma questo è proprio per cercare di fare la qualità.
Poi se pensiamo che ci sono delle piante, guardiamo anche questa, che sono lunghe 4 metri, perché da qua laggiù in fondo sono 4 metri. Incredibile. Uno gli viene i brividi pensare alla viticoltura che ci hanno insegnato a scuola, che le piante devono essere quasi un metro di distanza una dall'altra, no? Per fare 1/2 grappoli di grande qualità. Invece io credo che sia importante soprattutto le radici, no? Ciò che noi non vediamo della pianta, perché la parte aerea è una cosa, ma c'è una parte sotto che è molto molto più grande di quello che vediamo, e quella più importante, quella che va ad attingere i sali minerali da sotto e che poi porta tutta questa ricchezza nei grappoli, negli acidi e poi nel vino. Le radici superficiali logicamente non portano granché di qualità ai nostri vigneti e alla nostra uva. Ok, quindi questo è il primo vigneto da cui avete iniziato con questa tecnica? Sì, questo delle... sì, ancora 10 anni fa, quando Marco Simonit gli abbiamo fatto vedere questo vigneto, ha detto c'è un grande lavoro, ma qua possiamo ricavare un grande vino, una grande uva, un grande vino. Per cui abbiamo fatto una scommessa anche con lui, onestamente, e credo che i risultati degli ultimi anni ci stiano dando un po' ragione. Ma soprattutto è anche preservare un pezzo di storia. Questi sono dei monumenti, noi tuteliamo capitelli, case, eccetera, eccetera, ma questi sono altrettanto dei monumenti della viticoltura trevigiana nostra, che vanno tutelati, e secondo me la regione, la politica dovrebbe pensare anche a non far estirpare, perché perderemo comunque un pezzo della nostra storia. Certo. Grazie.